perché qui sul volantino c'è scritto solo Università di Verona, ma il professor Longo è già stato, è stato preside della facoltà di scienze dell'informazione, è un docente di storia della filosofia, spero di dire giusto stavolta non sbagliarmi, e fa parte del consiglio di amministrazione dell'Università di Verona. Per cui, proprio in qualità di consiglio di amministrazione, noi speriamo che queste nostre iniziative, questa nostra collaborazione possa proseguire anche più avanti. Grazie. Sì, ecco, sì. Io vi ringrazio, vi saluto cordialmente, vi ringrazio per la vostra presenza. Sono stato appunto semplicemente un facilitatore di questo ciclo di incontri, cercando di mettere a disposizione di vostra, perché qui siete stati gli organizzatori, le strutture che l'Ateneo poteva mettere a disposizione, insomma. D'altra parte sono stato invitato a questo incontro, a questo seminario, confronto sul tema della denuncia contro la criminalità, i reati legati un po' al sistema edilizio, e io ho detto di sì, anche perché è mio desiderio conoscere questa realtà che voi rappresentate, ma non pensavo certamente che avrei occupato quella funzione di introduttore che invece poi mi sono trovato quando ho letto la locandina, perché è stata una sorpresa, perché in genere chi introduce un argomento deve essere un competente, un esperto del tema. Io non sono un competente, un esperto del tema, in quanto sono un professore universitario che lavora all'università, che però lavora con i giovani, quindi è una cosa molto importante, perché c'è il tema non soltanto della denuncia, della denuncia dei reati o del reato, ma c'è anche l'altro problema della formazione, insomma, e della prevenzione, che è legato al tema educativo. D'altra parte però ho detto pazienza, dirò due parole, anche perché credo di essere un cittadino di questo paese che qualche informazione e conoscenza ce l'ha di questi problemi. Il problema dell'edilizia è un problema degli abusi, essenzialmente dell'uso quasi legittimo, spesso non legittimo, del territorio. È un problema storico per l'Italia, che esiste da sempre, da quando esiste l'Italia, anche se non è soltanto un problema italiano, però la nostra è una situazione più desolante, quasi, no? Quasi disperata. E inoltre un po' di conoscenza pratica, anche di aspetti tecnici, ho avuto modo di farla molti anni fa, negli anni 90 del secolo scorso, quando ho fatto per 5 anni il capogruppo di una lista che era in consiglio comunale, sia pure tra le minoranze. Però in quegli anni avevo lavorato proprio ad una revisione generale del piano regolatore e ho capito che non si può più andare avanti con le varianti, perché ogni variante aveva sempre un interesse ben concreto che aveva un nome e cognome, no? E comunque, parlando anche prima di iniziare questo incontro, ricordo che il piano regolatore, che noi poi non abbiamo approvato, abbiamo semplicemente contribuito a far sì che contenesse meno errori possibili, era tutto fondato su delle proiezioni di crescita, di espansione, che poi non si sono rivelate attendibili. Cioè, San Bonifacio è cresciuto, ma non è cresciuto nella misura in cui si doveva aspettare da quel tipo di espansione. In effetti, attualmente, dicevo, adesso c'è stata la campagna elettorale nel mio paese, per cui i candidati sindaci snocciolavano cifre, c'è a San Bonifacio più di 1000 appartamenti, non dico sfitti, non venduti, da vendere. Quindi sfitti sono molto di più, è veramente una, una, eh,
una quantità, un numero fuori controllo. Fuori controllo, cioè il mercato è caduto, tutta una serie di problemi che non so se saranno sicuramente presenti se non affrontati direttamente questa sera. E quindi la mia presenza qui serve essenzialmente per dire che bisogna anche cercare di creare una condizione nuova, diversa, attraverso la formazione di una cultura nuova, diversa, responsabile. E per far questo bisogna che noi, che siamo i promotori, i protagonisti dell'attività formativa, ci diamo da fare e non soltanto limitiamoci giustamente a far bene il nostro lavoro di presentare al meglio i contenuti della materia di cui siamo esperti, ma cercare anche di formare un cittadino responsabile e attivo. Naturalmente bisogna stare attenti, perché abbiamo di fronte dei ragazzi, dei giovani, i quali non amano, sono restii a sentirsi fare discorsi troppo impegnativi, esortazioni generiche, prediche. Bisogna trovare il modo più adatto degli spunti, fare in modo che si capisca che la cultura è un fatto globale che riguarda a tutti, ma che riguarda anche noi stessi. Cercare soprattutto, secondo me, di mostrare in concreto il modello che si vuole realizzare e appunto attraverso delle testimonianze far capire che quel modello non è un modello astratto, ma è un modello concreto che può servire da esempio, che può essere realizzato. E vi porto un piccolo esempio legato proprio alla mia attività concreta. No, molti professori, sapete, sono impegnati in questa attività e non sono soltanto insegnanti di matematica e di italiano, ma sono veramente dei formatori e hanno come scopo quello di formare dei cittadini. Lo fanno magari in silenzio, ma lo fanno giorno per giorno, eccetera. Io mi sforzo anche un po' di fare questo, insomma, no? E vi porto un esempio. Io insegno una materia molto, molto specifica, molto tecnica, anche che ha un linguaggio tutto suo particolare. Insegno filosofia, storia della filosofia, e a volte ho a che fare con dei personaggi che sono personaggi che hanno segnato questa disciplina in profondità, per cui sono noti, però nel momento in cui si cerca di capire le idee che hanno espresso generano molta difficoltà e sospetti. Kant. Far capire che cosa ha rappresentato Kant e che anche Kant ha qualcosa da dirci per quanto riguarda il nostro rapporto con la natura, con l'ambiente, con il mondo, è una cosa che in astratto, in teoria, è molto difficile. Per farla in breve, in sintesi, in tutta la filosofia moderna vi sono due tendenze, due modi di approcciare il rapporto tra l'uomo e le cose e tra l'uomo e gli altri uomini. Uno è il metodo scientifico galileiano, cartesiano, quello che concepisce questo rapporto in termini meccanici, un meccanismo. No, tutto è una grande macchina e la macchina deve essere in qualche modo governata, guidata dall'uomo. E un altro approccio invece correttivo, che è quello di Leibniz, che dice che invece tutto è spirito, spiritualità, tutto è vita e tutto deve essere considerato con un atteggiamento che non è soltanto l'atteggiamento di chi guida la macchina. Kant cerca di far capire che le due prospettive possono essere unificate, sintetizzate. Per far capire questo, e Kant poi utilizza questa distinzione dei giudizi, giudizio determinante che è il giudizio tipico dello scienziato, il giudizio riflettente che è il giudizio tipico dell'arte, ad esempio, il giudizio che ci fa approcciare in maniera diversa la natura vivente. E per far capire questo, naturalmente è una cosa abbastanza complicata, cito spesso, e vedo che sugli studenti fa colpo, un testo di Kant, in cui Kant, parlando di Leibniz, dice, ricorda che Leibniz, dopo aver a lungo osservato col microscopio un insetto,
al termine prende l'insetto e per ringraziarlo di quello che ha imparato osservandolo lo ripone sulla sua foglia. Ecco, quindi questo duplice approccio che noi dobbiamo avere con la realtà, con le cose, con tutte le cose, non soltanto con l'essere vivente, anche la realtà è in equilibrio, c'è un'armonia, niente deve venire meno, niente può mancare. Da un lato evidentemente c'è il bisogno di conoscere, di sapere, ma dall'altro lato bisogno di un'attenzione, di un rispetto per cui ogni cosa è bene che sussista, non si perda. Mentre insieme questi due atteggiamenti è, secondo me, un modello verso cui dobbiamo muoverci e la nostra cultura deve cercare di realizzare questo modello. Io direi, dopo questa introduzione, vi ringrazio per la vostra attenzione e passerei la parola al moderatore. Grazie.